L'ultima lezione su Leopardi riguarda le opere. Sappiamo che Leopardi è stato uno scrittore che ha dedicato tantissima parte della sua vita allo studio, alla scrittura, sin da piccolo traduceva testi in ebraico, in latino, in greco e di questo abbiamo oggi memoria grazie all'archivio che di lui è stato conservato, ma in vita Leopardi non pubblicò molte delle opere che oggi conosciamo. Questo perché la sua attività fu molto assidua, costante, continua e soprattutto copiosa. E fu apprezzato soprattutto per meritare la pubblicazione dopo la sua morte. Ritroviamo davvero opere di diversissimo tipo, da opere in prosa ad epistolari, a opere liriche, poesie. Fu anche uno scrittore di libretti per opere liriche, tra l'altro. Buona parte di tutto questo patrimonio oggi si trova nell'archivio a Recanati, nella sua stessa casa, nella Fondazione Giacomo Leopardi. Diamo una veloce carrellata alle opere in prosa, all'epistolario, che poi chiaramente non è un'opera che lui compose, ma è una raccolta di lettere, più di 900 lettere che egli stesso scrisse alla sorella, con la quale aveva un rapporto molto forte, al padre e anche al fratello, e poi ad una serie di amici napoletani, milanesi, con i quali condivideva appunto questo rapporto epistolare. All'interno delle lettere, all'interno di questo epistolario, ritroviamo molto anche del pensiero stesso di Leopardi, oltre che molte informazioni riguardanti la sua vita, la sua salute, la sua condizione anche psicologica. Altre opere in prosa che egli stesso raccolse fu Lo Zibaldone. In effetti, Lo Zibaldone fu pubblicato postumo, cioè dopo la sua morte, ed è un insieme di pensieri sparsi. La stessa parola Zibaldone significa proprio questo: un insieme di pensieri sparsi sulle questioni più diverse, da pensieri suoi, da suoi appunti. Molti sono appunto degli appunti. Altra opera in prosa importante, le operette morali e poi i suoi pensieri. Tutte e tre queste opere, appunto in prosa, contengono, pure se in maniera frammentata, trattandosi appunto di appunti prevalentemente, contengono anche il pensiero di Leopardi. Andiamo ai canti, per i quali vi ho preparato una apposita. Delle apposite slide. I canti sono tantissimi, sono stati composti in un arco di circa 20 anni e si dividono in due grandi categorie: i grandi idilli e i piccoli idilli. Di che cosa parliamo? Parliamo di testi che Leopardi scrisse dedicandoli soprattutto al tema della natura. Ritroviamo all'interno dei canti la sua concezione pessimistica nei confronti della vita, conosciamo tutto il suo pensiero del pessimismo, e all'interno di questi canti uno dei temi centrali è proprio quello della natura, considerata da una parte benigna perché ha dato la vita agli uomini e al pianeta, al mondo, ma dall'altra parte maligna perché viene quasi considerata una struttura cattiva che si prende gioco degli uomini, che li illude facendo credere loro nella felicità, nella bellezza, nella vita eterna. E poi invece le dimostrazioni che dà all'uomo stesso sono di prendersene gioco, dato che la vita la può togliere quando vuole. Vedi il caso di Silvia, alla quale lui dedica appunto
un'importante poesia, o alle delusioni dell'età adulta che manda in frantumi le illusioni che invece nell'età infantile l'uomo stesso vive. Di che cosa parliamo? Quindi parliamo di canti in cui i temi sono esattamente questi, si dividono in due grandi categorie, i piccoli idilli e i grandi idilli. E adesso vediamo anche nel dettaglio alcuni di queste liriche, proprio per avere una concretezza rispetto a quello che stiamo dicendo. La parte finale della sua produzione poetica invece si chiama Ciclo di Aspasia, che contiene 5 poesie che sono appunto dedicate alla donna da lui amata. Andiamo. Ecco, qui trovate le liriche. Endecasillabi sciolti significa che non ci sono delle rime precise. Endecasillabo è quel verso la cui lunghezza misura 11 sillabe metriche. Sciolti perché appunto non ci sono rime, uno schema di rime ben precise. Tra le più importanti, l'infinito, alla luna, la sera di festa, la vita solitaria. Sicuramente l'infinito è una delle liriche che più si conosce, compreso la luna. Adesso una di queste due, proprio l'infinito, la vedremo. Tra i grandi idilli, invece, anche queste, abbiamo canzoni a schema libero. La canzone è proprio una forma poetica ben precisa, come lo può essere il sonetto, per esempio. A schema libero significa che non c'è uno schema ben preciso che viene ripetuto. Settenari significa che troviamo un'alternanza di versi, alcuni di sette sillabe metriche, altri di 11 sillabe metriche, senza uno schema fisso, quindi non c'è una struttura rigida all'interno di queste poesie. Anche qui il tema è sempre lo stesso: il tema è quello della fanciullezza, nella quale si vivono delle illusioni nei confronti della felicità, illusioni determinate anche dall'essere ingenui, dall'essere ancora infantili. Il passaggio all'età più adulta, all'età giovanile, sarà quello che farà conoscere il vero, cioè disvelerà la realtà delle cose e farà comprendere che la vita è sofferenza, che la vita è infelicità e soprattutto consapevolezza che le illusioni non esistono e che l'unica realtà certa è quella della morte che può sopraggiungere in qualsiasi momento della propria vita. E a Silvia è una di queste canzoni nella quale in maniera più conosciuta il suo pensiero viene sviluppato. Altre canzoni importanti che conosciamo: Il passero solitario, Il sabato del villaggio, La quiete dopo la tempesta. È il canto notturno di un pastore errante. Fondamentalmente, all'interno dei grandi idilli troviamo sempre le stesse tematiche raccontate. Eccoci qua, semplificate in maniera un po' più schematica, gli idilli stessi. Si chiamano idilli proprio perché il punto di partenza della sua produzione è l'osservazione della natura, all'interno della quale il poeta Leopardi trova ispirazione, trova fonte di contemplazione, ma trova anche rasserenazione, serenità. Nell'ultima parte, l'abbiamo già detto, troviamo il ciclo di Aspasia dedicato alla donna amata, ma troviamo anche la Ginestra, che è la più importante delle liriche finali, della produzione finale di Leopardi, quella nella quale lui in qualche modo lascia una completezza, una compiutezza del suo pensiero attraverso la considerazione che l'unica salvezza per l'uomo, constatata la comunanza di destino che all'uomo stesso tocca,
La fratellanza umana, perché si intitola La Ginestra, perché la ginestra è l'unico fiore che sopravvive e che rinasce dopo un terribile incendio. Un fiore che in particolar modo sappiamo dei suoi dei trascorsi di Leopardi a Napoli. La conoscenza del territorio intorno al Vesuvio, un vulcano che quando appunto erutta lava distrugge tutto. È l'unico fiore che sopravvive, più che altro che rinasce dopo la distruzione di tutto, è proprio la ginestra, quindi un fiore resistente, un fiore che in qualche modo riesce, nonostante la sconfitta di essere distrutto da un incendio, riesce a farla franca, cioè a risorgere dalle sue stesse ceneri, e quindi in qualche maniera è il fiore della speranza, il fiore del riscatto nei confronti della natura. Adesso chiudo questa prima parte di spiegazione, ne avvierò una seconda che riguarda l'analisi di alcune delle poesie di cui abbiamo parlato, in particolar modo dell'Infinito, Canzone a Silvia, del Sabato del Villaggio e infine del Passero Solitario, delle quali troverete anche gran parte di documentazione su internet, per cui insomma potete tranquillamente seguirmi in una seconda registrazione.